Dopo il crollo del Ponte Morandi a Genova, molti si sono chiesti: ma allora, se questo era un ponte lodato da tutti e dopo meno di 60 anni è crollato, cosa succederà agli altri ponti costruiti alla stessa epoca? Abbiamo sentito in quest'ultimo anno moltissime voci sul perché del crollo, sul degrado dei materiali, sui problemi della manutenzione, eccetera. Ognuno ha cercato di portare un contributo alla comprensione del disastro e su come evitare che una cosa del genere si ripeta in futuro altrove. Ma c'è un modo di capire in anticipo se le strutture di un ponte sono a rischio? Molti stanno studiando questo problema e la risposta non è facile, perché le variabili in gioco sono tante. In proposito, Marco Visalberghi è andato a vedere le ricerche che si compiono sulla resistenza delle strutture all'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia. Vediamo. A quasi un anno di distanza vengono rese pubbliche le uniche immagini che mostrano il momento esatto del crollo del Ponte Morandi. Erano le 11:36 del 14 agosto 2018. Quello che pochi minuti dopo i soccorritori si trovano davanti è uno scenario apocalittico. 22.000 tonnellate di macerie, le carcasse di auto, furgoni e camion, 43 morti, una città tagliata in due. È una tragedia che lascia una ferita indelebile nella città e che accende i riflettori sulla sicurezza delle infrastrutture. Quanti sono i ponti a rischio in Italia e nel mondo? Superquark lo ha chiesto al professor Michele Calvi, docente di sicurezza delle costruzioni allo IUS di Pavia e alla North Carolina State University. Io non esiterei a dire che siamo di fronte a un fenomeno che comporta seri problemi in decine di migliaia di ponti in Europa. Buona parte delle nostre reti autostradali risale ai primi decenni del dopoguerra. Negli Stati Uniti, in soli 10 anni, il governo federale ha realizzato 60.000 chilometri di autostrade e 14.000 viadotti. In Italia, l'Autostrada del Sole ha richiesto la costruzione di 853 ponti. Cosa può fare la scienza moderna per prevenire simili tragedie? Verificare lo stato di salute di un viadotto è più difficile di quanto possa sembrare. I ponti sono strutture complesse che a volte si comportano in modo tanto inatteso quanto imprevisto. Il caso più sorprendente è quello del crollo del ponte Tacoma nello stato di Washington, avvenuto nel 1940. Questo è il caso di un effetto strutturale ignoto. Cioè questo effetto, chiamato vortici di von Karman, che ha indotto il ponte, attraverso un vento che lo colpisce in una direzione, a cominciare a ruotare ed andare in risonanza torsionale. In altre parole, i vortici provocati dal vento entrano in risonanza con il ponte. L'energia di ogni nuovo vortice si somma alla spinta del precedente. Poco alla volta l'ampiezza delle oscillazioni aumenta fino al punto di rottura. Le immagini del crollo del ponte Tacoma, girate dal signore con l'impermeabile che abbiamo visto attraversare il ponte, ci riportano ad altre immagini in bianco e nero. Quelle dell'inaugurazione del ponte di Genova il 4 settembre del 1967. Progettato dall'ingegner Riccardo Morandi, era per i tempi un vero capolavoro di ingegneria che ha fatto scuola nel mondo per le soluzioni avveniristiche adottate. 3 piloni a forma di A, alti 90 metri, a cui sono ancorati gli stralli, speciali tiranti in calcestruzzo armato compresso che sorreggono l'impalcato e il piano stradale a 56 metri dal suolo. Gli stralli contengono al loro interno 464 cavi di acciaio ad alta resistenza,
352 sostengono il piano stradale, mentre 112 servono a comprimere il cemento, un materiale molto resistente e fragile al tempo stesso. Ma come funziona la compressione del cemento? Tutti conoscono l'esempio dei libri. Se con le mie mani comprimo questa pila di libri, diventa un unico pezzo solido e resistente. Può addirittura sostenere alcuni altri libri appoggiati sopra. Ma non appena le mie mani allentano la pressione, i libri cadono. Ma il concetto non è molto diverso. L'acciaio in trazione comprime il calcestruzzo si comporta meglio. Negli anni 60 gli ingegneri erano convinti che il connubio fra acciaio e cemento avesse una durata praticamente eterna. Il calcestruzzo crea attorno all'acciaio un ambiente diverso, non suscettibile alla corrosione, quindi il calcestruzzo di fatto protegge l'acciaio. Esistono fenomeni di rilassamento dell'acciaio, esistono fenomeni viscosi nel calcestruzzo che fanno sì che col tempo la compressione del calcestruzzo possa in parte vanificarsi. Nei suoi 51 anni di servizio, il Ponte Morandi ha visto comparire molte crepe nel cemento degli stralli e vistose macchie di ruggine. Negli anni 90 vengono sostituiti gli stralli del pilone 11, ma i tecnici di Autostrade per l'Italia non hanno mai rilevato segni di degrado tali da comportare il blocco del traffico. Ma allora, se il ponte Morandi è crollato senza un chiaro segnale d'allarme, cosa si può fare per evitare nuovi disastri come quello di Genova? Si possono creare modelli che riproducono in modo attendibile e fedele quello che ci si può aspettare come comportamento di una struttura soggetta a una certa azione, che può essere un terremoto, può essere un tornado o può essere la perdita di trazione in un'armatura o qualsiasi altra cosa. Con l'aiuto di software e computer all'avanguardia, i tecnici della IUS di Pavia hanno costruito un modello matematico capace di elaborare in contemporanea 320.000 variabili diverse. Hanno poi immesso nel supercomputer i dati tecnici del progetto del Ponte Morandi. Lo scopo era quello di verificare se il modello fosse in grado di predire la dinamica del crollo con una precisione tale da indicare persino dove i singoli blocchi delle macerie sarebbero caduti. Andando a fare un'analisi puntuale di come stanno e dove stanno i resti del ponte, si può anche avere delle valutazioni di quanto è buono un modello. I modelli matematici per monitorare le strutture a rischio oggi ci sono. Quello che invece manca è la lista delle priorità. Un elenco dei ponti più deteriorati da mettere sotto stretta osservazione per stabilire quali sono ancora in grado di assolvere al loro compito con adeguati interventi di manutenzione o quali invece devono essere abbattuti e sostituiti con strutture più moderne per evitare che il prezzo pagato dalla città di Genova sia stato vano.